Perché sia l'altezza che la propulsiva? Fondamentalmente l'altezza ci dà la spinta, ci dà proprio la dimensione verticale, quella che ci manca, ci dà la spinta verso l'alto, ma l'altezza che ci dà la spinta verso l'alto non funziona nel nostro biomeccanismo posturale se non c'è anche la propulsiva. Perché? Nel momento in cui noi mandiamo la mandibola in propulsiva e si addenta sul bite, qua che saranno? Rispetto a quanto stavo prima saranno un 6-7 mm, un 6-7 mm addirittura avanti, succede che si attiva la leva. Si attiva la leva. Quello che ti aiuta a fare. Si attiva la leva. Quindi le caratteristiche sono fosse, protrusiva, altezza. Tutte queste tre caratteristiche ti attivano la leva molare. Succede che naturalmente la tua mandibola vuole tornare nella posizione in cui stava prima, la posizione quella quella che tu sei comodo, quella di occlusione normale, no? Però non ci può tornare perché il bite è indentato, ci sono gli stop di detrusione, ok? Naturalmente la mandibola vuole tornare indietro perché ci sono tutti i muscoli che lavorano per farla andare indietro, che sono tra il temporale, il massetere, tutti i muscoli sopra e sotto gli iodei, il digastrico, il glosso, insomma altri muscoli che adesso non ricordo, e questi muscoli praticamente fanno addurre la mandibola al cranio, ma non può tornare indietro. C'è il nostro fulcro. Il nostro fulcro è creato dal bite. E quindi succede che la mandibola porta tutto il cranio indietro. Ecco perché si attiva la leva molare. La mandibola, diciamo, è una condizione normale. Lavora come se fosse una leva di terzo genere, ossia con il fulcro proprio dell'articolazione temporomandibolare. In questo caso il nostro fulcro diventa il bite, il fulcro comincia a risiedere proprio in zona premolare e molare, e quando praticamente addenti il bite, altezza e protrusiva assieme, la protrusiva fa tornare il cranio indietro, no? Perché vuole tornare indietro, vuole tornare nella sua posizione comoda. L'altezza ci dà la spinta verso l'alto, quindi indietro, verso l'alto, e ecco che si attiva praticamente la leva molare. Questa leva molare ci spinge poi di conseguenza il cranio verso l'alto, si ha una rotazione anteriore del cranio, anteroflessa, e così lo sguardo da che praticamente in grave mancanza di dimensione verticale guarda verso l'alto, si abbassa all'orizzonte. E naturalmente poi le modifiche nel tempo sono sostanziali, sono enormi. Insomma, io mai mi sarei sognato mai mi sarei sognato che dopo un anno finalmente nella mia vita potessi essere dritto, mi potessi sentire più bello pure, perché veramente camminare sulla spiaggia in queste condizioni era qualcosa di inaccettabile. Quindi queste più o meno insomma sono le caratteristiche del bite che si differenziano da tutti gli altri bite, appunto, che oggi sono utilizzati. Insomma, c'è una netta differenza tra un bite di jab liscio, che lavora sulla zona normale, occlusione, che non è indentato, che non fondamentalmente neuromuscolarmente non ti attiva nulla, o qualsiasi altra lacca di svincolo, è un bite così. Certo, può far paura avere un bite così grande che ti manda così produttiva,
insomma, dice che ma che ti sei fatto in bocca? Ma hai esagerato, ma stai esagerando. Ma tu in base a cosa mi dici che sto esagerando? Cioè, io sto cercando di spiegare che è qualcosa di proporzionale alla mia problematica, qualcosa di proporzionale a quanti gradi di cifosi hai. Ok? Naturalmente, se tu sei già dritto, non hai bisogno né di tutta questa protrusione né di tutta questa altezza. Forse non è neanche quello del bar. Non hai neanche bisogno del bike, fondamentalmente. Se c'è una lieve asimmetria frontale, basta un bike leggermente indentato nella tua normale occlusione. Ma per chi vuole recuperare dimensione verticale, per chi vuole recuperare, insomma, per chi si vuole l'altezza della schiena, queste caratteristiche diventano proporzionali alla tua problematica. Adesso capiamo invece come io da questa posizione poi sia adesso tornato a questa, sono in testa a testa e la mandibola di nuovo non retrusa. Nel momento in cui poi tu cominci a recuperare dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno, dopo che tu cominci a recuperare verticalità, succede che tutti i muscoli, i tendini si allungano e tu non hai più bisogno di quell'enorme leva che avevamo creato prima. Non abbiamo più, non c'è più la necessità, anzi, addirittura, una volta che ci siamo raddrizzati, se riduciamo sia la protrusiva e l'altezza, noi ci sblocchiamo ulteriormente. Cioè, nel Perché? senso che dopo collassi? Nel Come? senso che poi ritorni come prima? Per esempio, lo avverti subito se c'è la mancanza di dimensione verticale. Diciamo che ci vuole un periodo di adattamento. Una volta che tu ti sei adattato, tu il bite lo devi per forza abbassare, devi tornare alla tua normale occlusione. Devi ritornare assolutamente, altrimenti quando non ci vuole un centesimo. Se tu sei dritto e c'hai 1 centimetro di bite in bocca, praticamente stai costantemente in tensione nei trapezi, stai col collo bloccato, stai così, sei già dritto, no? E quindi lo riabbassi tutto e ritorni praticamente, cerchi di ritornare in quella che la tua normale occlusione, fino al ripristino di essa, ripristini la postura, ripristini l'occlusione. Le modifiche al byte, le registrazioni al byte. Succede che all'inizio, dice, per esempio, il byte si modifica ogni 15 giorni, ogni 10 giorni, cioè, fondamentalmente, anche in questo caso, le registrazioni del byte, io le ho sempre fatte, fondamentalmente, quando sentivo che il byte finiva con il suo effetto di sostegno. Il byte finisce il suo effetto di sostegno dopo 15-14 giorni, e quindi ha bisogno di essere registrato di nuovo. Nel momento io in cui, dopo 14 giorni, sta un'altra volta, insomma, avevo perso il mio sostegno. Dopo registrazione del byte, quindi tu praticamente ricrei un'altra volta l'adeguato piano occlusale indentato, e succede che subito si ha di nuovo quel segnale che ti, insomma, ti spara verso alto, quel segnale di sostegno. Troppo quelle che sono poi le tue caratteristiche ossee, nel senso che quando in una situazione strutturata del genere, magari addirittura sparando troppo col byte potrebbe addirittura risultare peggiorativo dal punto di vista della sintomatologia. Bisogna sempre anche rispettare una propria asimmetria. Sì, che non sia proprio Sì, violenza. bisogna sempre rispettare anche una propria asimmetria, è un equilibrio dinamico. E insomma, queste sono più o meno le. Insomma, penso che qui siamo d'accordo tutti, insomma, è oggettivo che se no.